tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Io sono Angela, una pasticciona in cucina, e questa sera facciamo il plum cake con le gocce di cioccolato e aromatizzato con l'arancia. Vediamo cosa ci occorre per realizzare il plum cake. Ci serviranno 270 ml di acqua tiepida, 45 ml di olio di semi di girasole, 30 g di cacao amaro, 230 g di farina 00, una bustina di vanillina, una bustina di lievito per dolci, 100 g che possono essere di zucchero a velo, con l'aggiunta della scorza dell'arancia grattugiata, oppure potete utilizzare tranquillamente lo zucchero normale o lo zucchero di canna. Poi io vado ad aggiungere anche delle gocce di cioccolato quanto basta. All'interno di una ciotola andiamo a setacciare la farina. Setacciamo anche il cacao. Al cacao vado ad aggiungere il lievito. E la vanillina. Do una prima mescolata utilizzando una frusta. Aggiungo lo zucchero con la buccia dell'arancia che io ho grattugiato insieme. Uniamo l'olio, l'acqua che vi ricordo che deve essere tiepida, potete utilizzare anche le fruste elettriche. A questo punto vado ad aggiungere un po' di gocce di cioccolato. Ora trasferisco il tutto in uno stampo da plum cake imburrato ed infarinato.
goccia in superficie. E questo adesso in forno preriscaldato in modalità statica a 180 gradi per 35 minuti, 35-40 minuti. Fate sempre la prova a stecchino perché ogni forno è differente. Ecco qui il plum cake appena sfornato, ora lo trasferisco su una gratella per farlo raffreddare. Eccolo qui sulla gratella, mi raccomando, fatelo raffreddare prima di tagliarlo. Ecco che mi accingo a tagliare il plum cake. È ancora caldo. È morbido. Ecco qui la fetta. Niente, io vi chiedo come al solito di lasciarmi un like, se è la prima volta che capitate qui sul canale iscrivetevi, per ricevere le notifiche delle nuove ricette cliccate sulla campanella in basso a destra sotto al video, nell'info box trovate gli ingredienti e a me adesso non rimane che augurare a tutti quanti voi un buon appetito, un bacione, un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta!